Vabbè, non male questo ritorno, terzo ritorno, secondo ritorno, terza partita contro il Porto, dove riusciamo finalmente a qualificarci per la Champions League. Oh, visto Cristiano Ronaldo, dopo pochi minuti, bam, primo gol, poi bam, il secondo, poi bam, il terzo. Abbiamo fatto. Purtroppo no. Non è andata così. Purtroppo non è andata così. E purtroppo l'Inter all'85esimo ha pure vinto contro il Toro. Quindi bene noi in Serie A. Per la Serie A, ormai lo sappiamo, l'abbiamo accantonata la Champions, lasciatemi la battutina, però, purtroppo, l'Inter in campionato non è scivolata, è andata a fare l'ottava vittoria consecutiva, quindi complimenti a loro, speriamo che possano scivolare per le prossime. Sapete come la penso, per me è stupido e superfluo guardare indietro, quindi se siete quelli che, però, il Champions abbiamo fatto schifo, quindi, non andiamo d'accordo, perché sapete come la penso, io voglio guardare in avanti. Quello che è successo, il passato è passato, cioè non lo possiamo cambiare. Possiamo cambiare il futuro. Da qui in avanti possiamo completare al meglio la stagione ed è quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo assolutamente completare al meglio questa stagione. Quindi vediamo gli altri cosa faranno, noi continuiamo a vincerle e cerchiamo di vincerle bene. Questa sera tripletta di Ronaldo che risponde subito alle critiche. Certo, poteva farli in Champions col Porto, ma ehi, vedi come prima, il passato è passato. Possiamo solo guardare avanti e migliorare il futuro. Tra l'altro, una bella cosa è che finalmente abbiamo giocato bene un primo tempo. Sarà perché Pirlo l'altro giorno gli hanno detto: ma perché la Juve non gioca mai bene il primo tempo e solo il secondo? Ha detto: beh, allora facciamo bene il primo e il secondo invece andiamo a livelli normali. Forse il Cagliari non era sceso in campo al meglio e c'era stata troppa Juve nel primo tempo, troppe ripartenze per un pochissimo Cagliari, che poi nel secondo tempo si mette leggermente meglio. Va addirittura a pareggiare, va a segnare il gol del 3-1 per poi provare a pareggiare, perché non ha mai pareggiato, scusate, ho vaneggiato. Però poteva metterci molto in difficoltà. C'è stato un momento in cui se va a fare il 3-2 poi c'è da soffrire un bel po'. Fatto sta che siamo riusciti a portare a casa questa partita, Ronaldo si è portato a casa il pallone, quindi tutto bene ciò che finisce bene. E ora non dobbiamo nemmeno recuperare questa settimana la partita con il Napoli, possiamo un attimino rilassarci, riposarci e concentrarci per il Benevento. Andiamo a finire il road to Benevento della settimana prossima, il 21 di marzo. Ragazzi, noi stiamo facendo il nostro in questo momento. Ovvio che abbiamo lasciato per strada qualche punticino che continua a danneggiarci, continua a essere brutto, però come sempre il passato è passato, possiamo mettere a posto il futuro. Una Juventus che perde Alexandro per infortunio dopo il 3-0, una Juventus che con Cristiano Ronaldo si porta avantissimo, 3-0 dopo 32 minuti, e dobbiamo anche dire la verità, una Juventus che ha avuto alcuni giocatori che hanno funzionato molto bene, poi domani andiamo ad analizzare nel dettaglio i singoli, come sempre con le pagelle, quindi Ronaldo, Danilo, che sono due giocatori che sono, hanno giocato molto molto bene, e qualche altro giocatore come Morata o come Kulusevski, che o non hanno giocato propriamente bene, o comunque ci sono state delle sbavature, ennesime sbavature. Ne parleremo con calma. Io ho visto a tratti qualcosa di veramente bello, delle bellissime ripartenze e degli altri momenti in cui abbiamo fatto delle altre bellissime ripartenze che per un dettaglio, un millimetro, un passaggio, una giocata non siamo riusciti a concretizzare. Questa era bene o male la reazione che volevo dalla Juve, no? Perché sì, siamo usciti dalla Champions, come ci siamo usciti tanti altri anni in passato. E negli altri anni in passato ci consolava almeno l'idea di portarci a casa lo scudetto, di continuare questa lotta a scudetto che solitamente è sempre stata di pochissimi punti. Adesso c'è una voragine con il primo posto e quelli che sono primi non accennano a fermarsi, senza dimenticare che c'è pure il Milan quest'anno come terza squadra coinvolta. La Roma è caduta invece, perché anche la corsa al quarto posto può diventare un'idea. La Juventus deve concentrarsi prima di tutto ad arrivare in Champions. E poi a rendere complicatissimo il cammino delle altre che lo scudetto lo vogliono vincere. Perché nessuno mi toglierà mai dalla testa che la Juventus, per non far fallire questa stagione, fino all'ultima partita di campionato, non deve aver dato la matematica occasione di vincere a quegli altri e mettere i bastoni tra le ruote e sfruttare gli altri che inciampano. Noi siamo già inciampati troppe volte e non abbiamo nemmeno più la possibilità di inciampare ancora. Abbiamo veramente bruciato tutti i jolly a nostra disposizione. Ci sono anche degli scontri diretti interessanti che possono andare a rosicchiare un po' di punti. C'è una partita da recuperare e c'è un Cristiano Ronaldo che si proietta nell'ambito di capocannoniere della Serie A. Un Cristiano Ronaldo che oggi si porta a quota 23 gol.
Lukaku, il secondo, è quota 19, quindi assolutamente Ronaldo che sta segnando con regolarità, e per quello che tutte le volte che sento Ronaldo è finito, Ronaldo è bollito e tutte queste cose qua, mi viene da sorridere perché anche oggi ha fatto il suo, poi è l'ultimo, mannaggia lui, che mi va a sbagliare quel gol praticamente già fatto. C'è stato un brutto intervento anche su Cragno che poteva essere un cartellino rosso, ora io non so esattamente se è da giallo o da rosso, io torno a dire quello che ho sempre detto e che ancora una volta vado a dire, anche se è coinvolta l'Eventus al contrario, che vada a vederlo l'arbitro, se c'è il VAR e ci sono le occasioni per andarlo a vedere, se questo poteva diventare una giocata da cartellino rosso per Cristiano Ronaldo, è stupido secondo me che non si vada almeno a controllare, è stupido che gli venga detto in un orecchio la decisione. Sta arbitrando lui, la va a vedere lui, col suo grado di giudizio, con la sua conoscenza del regolamento, perché sennò poi ci sono sempre queste polemiche e sembra quasi che il VAR sia messo lì tanto al mucchio, alla carlona. È entrato bene Bernardeschi nel ruolo di terzino. Si è magari fatto saltare anche nel momento del gol del 3-1 da Zappa, che ha fatto un bellissimo contromovimento, quindi ha evidenziato magari Bernardeschi questa sua lacuna in fase difensiva, e sono cose sulle quali bisognerà continuare a migliorare. Pirlo ancora una volta riparte da Danilo davanti alla difesa, regista. E ancora una volta Danilo fa un partitone da regista e ci evidenzia come probabilmente insieme ad Arthur lui sia il miglior centrocampista del post Pirlo nella Juventus. Scherzi a parte, è preoccupante questa cosa. Abbiamo in Danilo un giocatore ottimo, ok? Che dove lo metti sta, dove lo metti gioca delle partite di altissimo livello. Sappiamo bene che per il futuro, in chiave mercato, noi dobbiamo andare ad investire lì, a centrocampo, a trovare un giocatore che possa fare le veci di Arthur quando non è disponibile o che possa giocare, essere complementare con il gioco di Arthur. Perché abbiamo anche poi McKennie, che però sempre più spesso viene utilizzato come esterno. Noi oggi abbiamo avuto una Juventus con un 4-4-2 a forte trazione anteriore, perché Chiesa e Kulusevski sugli esterni, Cuadrado e Alexandro come terzini, Ronaldo e Morata là davanti, sono dei giocatori quasi tutti offensivi, che hanno una grande spinta offensiva, quindi la Juventus oggi era molto sbilanciata. E infatti a tratti secondo me è stata una partita godibile, una partita con dei bei ritmi per la Juve, che ancora una volta mi va a confermare quello che penso che vi dico da un po', cioè che le ripartenze sono un po' il pane quotidiano di questa Juve, dove questa Juve può brillare di più, proprio perché sugli esterni ha dei giocatori bravissimi a ribaltare il fronte, e quando vanno a chiudere, quando Rabiot con quelle sue leve va a recuperare quei palloni, e poi o parte lui in contropiede o sviluppa il gioco sugli esterni, la Juve è sempre più pericolosa. Secondo me il gol del 3-0 lo possiamo guardare e riguardare all'infinito, perché è una delle azioni migliori che possiamo partorire con i giocatori a nostra disposizione con questo schieramento tattico. Oltre al fatto che secondo me è semplicemente bellissimo vedere come sono schierati tutti e quattro quei giocatori là davanti, anche se Kulusevski anche in quel frangente lì non si capiva esattamente dove andarlo a pizzicare. Ora, il tempo degli esperimenti è questo, se vogliamo fare degli esperimenti, che ne so, il 4-3-3, o continuare a insistere col 4-4-2 e provare altri giocatori in ruoli che non abbiamo mai visto, come appunto Danilo davanti alla difesa. Ma senza dimenticare che l'obiettivo è sempre quello: rompere i coglioni a quelli che sono davanti, far sentire il fiato sul collo. E se a loro dovesse mai andar male qualcosina, noi tac, siamo lì, pronti ad infilarci.